pelle, scarponi in pelle, gambale su barba di cinque, completano poi l'abbigliamento di questa maschera. Tutto circondato in vita della vostra catena, certamente tenuta da uno più conducente, che sono denominati dottori, quelli stimolo e tango ad avventurarsi sulla gente, in particolare sulle ragazze, che non riescono a svincolarsi dalla bocca di questa maschera. Azione improvvisa. Curso e Buttudo, che portano sulla scena il Carnevale di Fondi, e come dicevo prima, molto ad orgoglio, il 7 febbraio a Viareggio hanno aperto uno dei carnevali più importanti del mondo. Una Tirso, protagonisti, Ursus e Buttudos, anche in questo caso un'associazione che sta valorizzando quella che è la maschera tradizionale del proprio paese, tramandandola anche ai giovani, che nella giornata del Monte di Grasso hanno fatto e ovviamente hanno caratterizzato il Carnevale a Fondi. Ursus e Buttudos, che vanno a contrapporsi, come dicevamo prima, questa maschera Lindas, altra maschera del Carnevale Fonnese, che ricava quelli che sono i passaggi della tradizione. Soprattutto indossava trasversalmente una collana di campanacci che attraverso i salti dei protagonisti annunciano rumorosamente il loro ingresso nelle vie del paese. Si arrampicano ovunque e con questo applauso vogliamo ringraziare Fonni e l'associazione culturale Ursus e Buttudos. Sul di Ratirzio è una maschera tragica rappresentata da un uomo che indossa la pelle intera di un cinghiale. Durante la sfilata di carnevale Surzu viene condotto con pugni e catene per le vie del paese, da Sol Bardianos, coperti totalmente da un lungo sacco nero di pastore. I visi delle maschere levi sono rigorosamente tinti di nero. Sol Bardianos, muniti di grossi bastoni, colpiscono Surzu, che trascinato per le vie del paese allontana le maledizioni e la siccità, portando alla comunità fertilità e benessere. Surzu non entra e non può entrare nelle case, altrimenti porterebbe dentro Sos Demonios. Al contrario, lasciandolo sull'uscio della porta, attrae sugli sei malefici le presenze maligne. Sotto la pelle del cinghiale l'uomo Urso, che la indossa, si protegge dai colpi che gli vengono inflitti con dei bastoni grazie a un lungo pezzo di sughero che tra l'altro ingigantisce la maschera e dà più spessore, più forza a questa maschera, appunto, che rappresenta il carnevale di una Tirso. Nel tragitto Urso viene condotto con le pugno, con le catene, casa per casa, da due omadores, i domatori di animali. E poi il suono dell'organetto di Claudio Marras, che accompagna ed è da quelli che sono i passaggi della tradizione. E poi il suono sordo
L'arrivo della maschera che ovviamente accompagna il rito su Orru. Del Carnevale di Ola Tirso, qui si apre un bellissimo ballo sardo e con questo applauso dettiamo l'apprezzamento per un percorso, una sfilata delle maschere tradizionali che ancora una volta è stata organizzata con tanta determinazione dall'amministrazione comunale, dall'associazione culturale Urzos Bardianos e poi dai giovani del paese che attraverso la consulta giovanili ovviamente hanno modo di esprimersi e di portare avanti anche le tradizioni del loro paese.